il bianconero. Manzoni, Ferrera Pinto. Anche per lui, proprio come Del Prete, un passato nel Lanciano, club abruzzese. Manzoni, bello il colpo di tacco, Ferrera Pinto, poi Doni, prova a suggerire, ancora dentro Ferrera Pinto, occasione Atalanta, il colpo di testa, il gol dell'Atalanta, Padoin 1-0 al 15° minuto. Padoin! E questa è un'altra invenzione di Doni, qui abbiamo potuto vedere quando ha ricevuto palla la scaricata per Ferrera Pinto, il quale ha capito che doveva andare lì, non doveva aspettare, e poi ha fatto un cross veramente perfetto. Ecco qui lo scambio, sarebbe stato il fuorigioco Floccari, però la palla è andata a Ferrera Pinto, il quale ha trovato Padoin dal lato opposto e Padoin stesso l'ha messo in porta di testa, bellissimo. Padoin aveva segnato nel finale dello scorso campionato il contestatissimo gol al Livorno, che poi aveva tra l'altro dato il là ad una indagine federale. Questo è invece un gol assolutamente bello, pulito, tranquillo. Palla larga per Padoin, punta Padoin verso l'area di rigore, s'accenta, arriva in zona tiro, dentro per Floccari in area di rigore, Floccari si ferma, grande giocata e mette il pallone Terzi in calcio d'angolo, Floccari è... eccolo, e poi anche di Padoin. Padoin, punta l'area, Padoin all'indietro per Guarente, riesce a metterla su Floccari, rimpallo, Padoin forse con un braccio, la deviazione del difensore, protestano quelli dell'Atalanta, volevano un rigore, non fa una ho visto io una... Spinge anche lui dentro la metà campo del Cagliari, Fini prova a bloccare Padoin, non ci riesce, Padoin destro, Marchetti in calcio d'angolo. Doppio scambio, doppia triangolazione di Padoin, con una carica agonistica superiore a quella del primo tempo, attenzione. Palla dentro l'area di rigore, Doni, il colpo di tacco di Padoin, è il pallone che finisce fuori di un soffio, ma che bella azione per l'Atalanta. Sì, è stata ancora una volta un'invenzione di Doni, che va sul fondo e mette in mezzo un pallone. Qui possiamo rivedere Padoin, aveva a fianco l'uomo, non poteva far diversamente che cercare un preziosismo, un colpo di tacco, che qui lo possiamo riapprezzare di nuovo. Sfortunato la deviazione. Ora fanno girare palla Cigarini, ecco Doni, ha spazio Doni, Cigarini, arriva Padoin, la palla dentro e poi c'è Floccari che segna il bellissimo gol del 3-2. Grande giocata dell'Atalanta, gran gol di Floccari, ma un'azione straordinaria. Sì, è stato bravo stavolta Padoin, che è andato sul fondo come avevo suggerito qualche minuto fa, di sinistro ha messo in mezzo un pallone bellissimo dove ha corso Floccari e lui non si fa pregare. Grande centroavanti è che deve fare questo movimento, dare sul primo palo, è solo lì che si può fare gol. Azione avvolgente dell'Atalanta, terzo gol in campionato per Floccari e Atalanta va in vantaggio, e adesso per la Samp sarà molto difficile con un uomo in meno trovare la forza per rimontare. È stata un'azione dalla bandierina ancora De Ascentis, va incontro Floccari, pallone sul secondo palo, Doni la tocca male, lo stop di petto di Padoin, destro al volo, deviato, di nuovo corner, sono 7 ore. Perché è sempre pronto, non gioca mai male, è sempre regolare, attenzione a questa azione. Doni, splendida apertura per Ferrera Pinto, in mezzo a seguire c'è Floccari, lancia per lui, dall'altra parte Padoin, attenzione pericolo, Padoin si gira, mette il pallone in mezzo, arriva Doni, appiati, che inizio di partita. Che bella azione, Ferrera Pinto è andato molto bene sulla destra, ha scavalcato tutto, Padoin lì in quel momento ha alzato molto bene la palla, ha scavalcato la difesa e lì Doni, guardate. Qui c'è Padoin ancora che fa il cross e guardate Doni che arriva dietro. Terzo tempo di Doni e colpo di testa del miglior marcatore dell'Atalanta in Serie A con 59 gol. C'è vicino a lui Cigarini, pallone in mezzo dove Doni aggancia, Doni il sinistro deviato, Padoin ancora lui, Floccari. Ma quanto rischia il Milan? Che sbaglio della difesa del Milan. D'attacco c'è però Atalanta per levarlo dalla Vicenza. Ora Padoin cerca un cross, anche interessante, arriva Doni, pallone oltre la traversa, seconda grande occasione da gol per l'Atalanta con Doni che ha anticipato tutti, non ha trovato però la porta del suo ex compagno Calderoni. Una sorta di profeta in patria questo Doni, solo a Bergamo riesce veramente a utilizzare tutte le enormi risorse tecniche che ha e poi... 90. Sì,
Valdez di testa, cerca Padoin di entrare in area, Cirillo su di lui, cross di Padoin, deviazione di Cirillo, con i pugni Campagnolo, ancora Campagnolo, calcio d'angolo. Cigarini, passano decisamente tutti da lui, palloni dell'Atalanta, Valdés, attenzione a sinistra c'è spazio per Guarente, rientra poi sul destro, ancora sul sinistro, Padoin, deviazione di Terlizzi e calcio d'angolo attraverso Cigarini, e non c'è una contromisura adatta perché Carboni è il vertice basso, diciamo. Arriva De Ascentis, avanza De Ascentis, poi da Ferrera Pinto, posizione regolare, pallone scaricato dietro, ancora Garic, De Ascentis, poi scarica Padoin, brutto destro, Fredini, Floccari, spalle alla porta, deve aspettare l'arrivo di Guarente, lo ha servito, adesso Padoin, uno contro uno con Silvestre, se ne va Padoin, il suo è un tiro in porta, bravo Bizzarri, se ne va movimento di Ferreira Pinto, Guarente, Doni, 1-2, tiro fuori con un grandissimo 1-2 con Doni da parte di Padoin, andare alla conclusione dopo lo scambio con Doni, grande occasione per l'Atalanta, il destro di Padoin termina fuori di pochissimo. Giocano così, fraseggiano sempre. All'indietro Valdés, si fa vedere Guarente, plasmati, Padoin, chiama la palla lunga Floccari, insiste, prova Padoin al limite dell'area, si è liberato di Motta e ha calciato sul fondo. Tocco di Floccari dietro per Bellini, Bellini gioca per Doni, Doni al vertice dell'area di rigore, la giocata per Padoin in area, viene fronteggiato Padoin che poi riconquista palla e Castellazzi salva, clamoroso. Manfredini, consigli, sta arrivando Castiglio. Palla che arriva in qualche modo a Floccari, buona l'idea di Floccari per Padoin, va Padoin, Padoin è solo, Padoin davanti al portiere, tiro, rete, ha pareggiato l'Atalanta, 1-1, grande azione in contropiede, Bergamaschi, il gol di Padoin esattamente al 29°. Grande palla e lui è stato bravo a difendere con il corpo su Schiavi. Schiavi, esatto, e poi grande colpo da parte di Marini, è un grandissimo gol sia sotto l'aspetto corale che sotto l'aspetto individuale. Molto bello anche l'assist, però gli ha servito il pallone Floccari col tempo giusto, una giocata Floccari è uscito a pochi giocatori dentro l'area, solo Castiglio contro 3-4 giocatori dell'Atalanta. Valdés, grande l'idea di Valdés, Padoin in piena area, servito da Valdés, va Padoin uno contro uno, Padoin prova il tiro, deviazione, calcio d'angolo, sempre Valdés ad ispirare, buona gara anche di Padoin, poi questo tocco tra le linee, quindi Cigarini a cercare Floccari, Floccari per Padoin, parte in posizione regolare, va Padoin, limite dell'area, Padoin, punta l'uomo, ancora Padoin, destro, rete, vantaggio dell'Atalanta, 2-1, doppietta di Padoin, l'uomo del match, l'uomo del giorno, 2-1 Atalanta. Guarda, vedi, è uscito Floccari, ha difeso la palla. Come nel primo gol. Come la fotocopia del primo, Padoin ha tagliato, copertura pessima di Angelo in fase difensiva. E Padoin poi ci ha messo il suo con una giocata veramente di ottimo livello, coronando una giornata, una doppietta fuori casa, veramente grande giornata per Padoin. Padoin dunque l'uomo del pomeriggio in questo momento, porta l'Atalanta, porterebbe l'Atalanta a quota, veramente mette in difficoltà chiunque. Cigarini dentro per Plasmati, poi pazienza, il pressing ancora di Cigarini, Floccari, lo scambio ancora Cigarini in mezzo col sinistro, salta di testa Plasmati che prova a fare da sponda per Floccare, allontana Mannini, Padoin, scambio con Cigarini, ancora Padoin, Padoin cerca la conclusione, Navarro. Questa è una delle sue qualità, Padoin, che non va mai, quasi mai sul fondo. Sicuramente né quella di Genova, né quella del derby, né quella che ha battuto ed eliminato la Juve in Coppa Italia, qui intanto va sul fondo, tiro di Bellini che si era liberato. Hanno un altro. C'è Floccari che ha portato il pallone fin quasi al limite dell'area di rigore. Adesso il tentativo di mettere in area e l'arrivo scordinato da parte di Padoin che non è riuscito a trovare la porta. Un'altra azione, c'è Sara. Era un po' più alto. Mesto ha provato ad allargare per Garic. Scusa, continua pure Giovanni. No. Che bella palla che poteva dare. Scusa. Invece dall'altra parte del Neri ha chiesto a Guarente di giocare un po' più basso, cerca troppo di salire il suo giocatore mentre defendi, tende troppo ad accentrarsi, deve giocare largo. Floccheri, c'è solo Padoin dall'altra parte, posizione buona, Padoin e poi Valdés, 1-0 Atalanta con il gol di Jaime Valdés.
terzo gol in campionato dopo 9 minuti, Genoa già sotto. Te l'avevo detto che la difesa del Genoa è molto non è molto determinata, non si coprono molto bene. Avete visto come è entrato, molto bravo è stato Padoin che è entrato sulla sinistra, e Flocker ha fatto una bellissima azione, perché ha portato la palla fino là, ha liberato un compagno sulla sinistra. Ecco qui ancora il numero di Flocker che imposta bene, guardiamo replay prima di tornare da Giovanni Guardalà, perché il Genoa è subito sotto sull'assist di Padoin, si allunga Valdez e fa 1-0. Giovanni di nuovo è subito sotto il Genoa ed è molto arrabbiato Gasperini, e in particolare con Mesto, infatti subito si è alzato alla panchina Rossi, era in ballottaggio all'inizio di questa partita, e non so se Mesto ha un problema fisico, se sarà proprio una scelta tattica immediata, sarebbe una bocciatura per l'ex esterno della Regina. Ma l'avete visto come è in ritardo? Vista l'immagine, subito guarda là, ha colto il motivo di quel 3 di Gasperini, non si riferiva a numeri di tattica, alle volte ancora punta la fetta in fuorigioco, attenzione Padoin entra in area, bravo Rumigno a tenere lì il pallone. No, ma è stato molto bravo anche il difensore del Genoa. Sì. Allarga ancora per Padoin. Uno contro uno con Cassano, il cross dentro, plasmati! Fuori di un soffio! Sì, sì, anche perché devo dire che a me era solo guardare. 40 e 35 sul cronometro. Padoin perde palla sull'attacco di Simplicio. Va Miccoli uno contro uno con Talamonti. Miccoli, le sue finte, Miccoli in area di rigore, Miccoli! È bravissimo Padoin alla fine. Padoin. Tolge Zanetti senza commettere fallo. Il cross secondo palo. Chivu. C'è spazio a sinistra per Padoin. L'ha visto Bellini. Il cross di Padoin. Chivu mette fuori. Ancora Padoin. Con l'esterno. Bella palla in aria. Giulio Cesar. Con un attimo di ritardo plasmati. Deviato il cross di Doni, alimenta l'azione offensiva dei Fendi. Buono il pallone in area, aggancia male Padoin, un pallone comunque non semplice. Insiste l'Atalanta, di testa Padoin, il pallone per Cigarini, pallone morbido, bello per Plasmati. Zona tiro Padoin, rimette al centro, cercava Plasmati, in difficoltà la difesa dell'Inter. Quando attacca l'Atalanta è pericolosissima e qui Balotelli non controlla. Altissimo Garic. Inserimento di Cigarini. Fa saltare Cambiasso, pallone al limite per Doni, pallone morbido, attenzione, secondo palo! E l'Atalanta sciupa il match point. Ha avuto Padoin la palla del 4-2. Sai che non ho capito come l'ha colpita questa palla, Maurizio. Guarda Doni, che palla che ha regalato. Ha di sinistro di sul sinistro. Primo. Padoin. Zona tiro Padoin, parte il tiro, traversa. Stiamo assistendo a una partita, Maurizio. Prima ha avuto la palla Padoin, ancora lui che aveva preso il palo esterno, qui ha calciato ancora una volta molto bene, mentre prima ha sbagliato il gol, qui invece la conclusione era perfetta, insomma un po' sfortunato.